Non ho grossi problemi di dovermi guadagnare la pagnotta con l'arte. Questo è fondamentale perché mi sento libero di fare quello che voglio. Scelgo delle produzioni anche dispendiose, impegnative. Scelgo di produrre, come nell'ultimo lavoro che ho fatto, L'Onda. Nato da una coincidenza, io ero a Calaghironda, il museo qui vicino, e ho accettato di far da fonico per insegnare ai loro tecnici a far da fonici con nuovi impianti alla serata di Antonio Stragapede e Daniele Dall'Omo, chitarrista tra gli altri di Paolo Conte. Mentre eravamo a cena, esce questa idea di Antonio, dice: vorrei fare un disco sui chitarristi, grandi chitarristi emigrati all'estero, è 800 primi del 900. Subito ho detto: te lo produco io. Quindi già mi sono impegnato immediatamente, perché l'idea era ottima, era bellissima. Poi la musica lo era altrettanto, le storie di questi personaggi erano incredibili, e ho deciso di produrre il disco, tutto con chitarre dell'epoca, quindi restaurate apposta o provenienti da collezioni private, e inciso in un castello che era la residenza di caccia di Luca D'Urbino, grande protettore rinascimentale degli artisti, e poi in un periodo di plenilunio, quindi era tutta una cosa particolare. Ecco, le produzioni, per come la vedo io, vanno fatte, le faccio in questo modo. Ecco, l'importanza, dicevo, delle coincidenze. Lo è stato quando nella musica ho incontrato per coincidenza il produttore di Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Kiss e di Kramer a Londra. Prima stavo a Londra, sono stato là per 7 anni. È arrivato in questo negozio dove lavoravo, ha sentito il disco che stavo mandando, che era il mio disco pronto per la stampa, stavo decidendo gli ultimi dettagli, si è appassionato e lui si è presentato a me, ha deciso di aiutarmi a produrre il prossimo disco. Quindi sono sempre coincidenze quelle che muovono tutto, e deve essere così. Mi fido delle coincidenze e ripeto, non ci deve essere quell'assillo di dover fare per forza. Quando arriva l'occasione, arriva sempre, è sempre stato così negli ultimi 30 anni, si fanno le cose che più mi stanno a cuore. Ho ricominciato a fare degli schizzi al lavoro, così su dei fogli che poi avrei regolarmente strappato e buttato via. Un amico arriva, vede un mio schizzo, si appassiona, dice: dobbiamo fare delle magliette insieme. Allora ho cominciato a disegnare per queste magliette, tantissimi disegni, in 2 mesi ho fatto 200 disegni. Mi sembrava poco, sì, le magliette ok. Da lì ho deciso di mettere in piedi questa mostra, che è una mostra, si chiama Gli Arroccati. Quindi anche questa è nata da una coincidenza. Come è nata da una coincidenza? La collaborazione con l'associazione Le Nuvole e Danilo Malferrari di Sasso Marconi, che mi ricordo nel 2005 proprio io andai a far colazione in questo bar, estrassi i soldi per andare a pagare il caffè e mi cadde un plettro. E di lì il barista: ma tu suoni? Ecco, il barista è diventato poi il mio produttore, grandissimo amico, abbiamo fatto penso una decina di dischi, tra dischi, DVD, spettacoli teatrali insieme, e continuiamo a lavorare insieme. Quindi sempre da delle coincidenze, questo mi piace, perché non ci sono forzature, non ci sono accanimenti, deve essere una cosa che esce fuori. Se non esce, ripeto, vuol dire che non è il momento. Gli Arroccati parla molto di comunicazione, parla molto dell'incomunicabilità, non solo nella coppia, anche tra gli amici, tra le persone, tra le nazioni. Vediamo quanto sia difficile poi mantenere rapporti sani nel mondo in generale.
quanto poi ecco, arroccarsi sulle proprie posizioni, chiudersi, tirarsi delle gran palle di piombo e rancore addosso sia la scelta più facile. Però ecco, è giusto sapere che chiudersi non è assolutamente la soluzione, non è assolutamente il modo di risolvere le cose e non è nemmeno il modo di vivere in maniera tranquilla. Ecco. È un tour che è cominciato da Fossombrone, nelle Marche. Mi è piaciuto cominciare lì sia perché è la mia città di origine, sia perché c'è uno splendido palazzo ducale, sempre di Federico da Montefeltro, e ho fatto proprio la prima mostra nei suoi giardini, quindi nei giardini del Duca di Urbino. E un'altra bellissima puntata degli Arroccati è stata Narni, dove ho fatto due mostre in due giorni. Una a Palazzo Comunale, nell'atrio dove c'è un museo, e l'altra all'antico gli Scolopi, che era l'antico mercato di Narni. Questa è un'opera che ho realizzato proprio per la città di Narni. Ne ho donato una copia al comune, stampata su tela 2 metri per 1 metro, che verrà esposta al comune, quindi è stata un'occasione veramente bella. A Sasso Marconi, nella Sala Giorgi con le nuvole. Io ho deciso di presentare la mostra a puntate, quindi è stata la prima puntata e la seconda puntata sarà il 14 giugno e la terza rassegna delle nuvole di musica, poesia e azioni sceniche. Ospite del gruppo EP143, che è un gruppo jazz fusion, faremo alcuni brani insieme e proporrò la mia mostra. Comincerà lì questa seconda puntata e poi continuerà a Robby's Bar, che è il bar di Sasso Marconi, che tutti conoscono, di fianco proprio al teatro, che è solito fare mostre. La data successiva sarà in un grande festival nelle Marche che si chiama Ville Castella, che è un festival che c'è ormai da 30 anni, importantissimo, e sarà la domenica 16 luglio. Poi la mostra si sposterà a Pesaro e a Gradara. Nel mese di agosto, sono stato contattato proprio ieri, andrà anche a Valencia, in Spagna, al Caffè Negrito.